Ventenni di Nutella, buon Natale e bentornati a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina dedicata alle ricette del fumetto Disney. E non solo, ma anche dell'animazione Disney. Giusto. Stagione 2! Qui con la seconda stagione di Ventenni Peperoni. Finalmente, direi. Finalmente. E per l'occasione cominciamo con una ricetta per augurarvi a tutti quanti un gustosissimo e felice Natale. Ci tenevamo a portare sulle vostre tavole un dolce adatto alle vostre cene e ai vostri pranzi natalizi. Il nome del dolce che andremo a preparare è la torta nevosa. È una torta molto aromatizzata, profumata alla cannella con i canditi, adattissima da far assaggiare ai vostri cari appunto durante il giorno di Natale. E mi raccomando, prima di passare alla preparazione, non dimenticate di preriscaldare il forno. Ma andiamo a vedere la lista degli ingredienti che ci serviranno per preparare la torta nevosa. Gli ingredienti che ci occorreranno per preparare la nostra torta nevosa sono 200 g di farina 00, 80 g di zucchero di canna, 2 uova intere, una bustina di lievito vanigliato per dolci, 60 ml di latte parzialmente scremato o un latte vegetale a vostra scelta, 90 g di burro e poi, per aromatizzarla per bene, qui abbiamo della frutta candita di vario tipo già mescolata, un sacco di cannella. Non troppa, sennò poi facciamo come... Lo sai che io amo la cannella. Sì, però non troppa, sennò escono quelli che l'altra volta definisti, posso dirlo? No, non lo diciamo. Noce moscata e la scorzetta di un'arancia già grattugiata. E direi che possiamo procedere con la preparazione. La torta che andremo a preparare compare in una storia che non è famosissima, ma è molto molto bella. Mentre magari inizio a preparare, tu parlacene, Mino, vai. Sì, magari me la racconto un po' per chi non l'avesse letta. Allora, la storia si intitola Paperino e la torta nevosa. Compare sul numero di Topolino 2203 del 98, ricordo bene? Che memoria. Mi ricordo bene. E in questa storia si vede i nipotini che sciano sulla neve facendo una delle missioni per Paperone, ma una molto semplice. Ah, tra l'altro ricordiamo che gli autori sono Alessandro Sisti alla sceneggiatura e Lara Molinari ai disegni, ma il soggetto è niente di meno che di Deborah Compagnoni, la grandissima campionessa olimpica di sci. Nella storia, appunto, si vedono i bassotti che perlustrano le nevi in cerca di qualcosa. Questo qualcosa introspettisce subito i nipotini e Paperino e la guida che li accompagna, e quindi cercano di stargli dietro. Ma quello che in realtà cercheranno i bassotti, e qui faccio spoiler, non è altro che la ricetta della torta nevosa, questa mitica ricetta di questa torta buonissima, stramica, buona, energetica, sostanziosa, che però era stata persa e che appunto tutti quanti cercheranno perché vogliono assaggiarla. E perché ne vale la pena. E ne vale veramente la pena. È buonissima. Comunque, spoiler, alla fine la trovano. E noi la cuciniamo. Esattamente, anche se non è quella la ricetta che hanno trovato loro, ma è una rielaborazione. È ancora meglio, diciamolo, sì. Ah, nel frattempo io ho versato lo zucchero, le uova, il latte e il burro. E adesso andremo, diciamo, a montare il tutto con lo sbattitore elettrico. Eccolo qua. Adesso andremo a inserire in questo composto la farina setacciata e il lievito vanigliato setacciato. Quindi. Adesso mescoliamo il tutto. E poi andremo nuovamente a usare le fruste elettriche per amalgamare. Diamo fuoco alle polveri, battuta che abbiamo già usato nella scorsa stagione. Ma sì, però usiamo. Vale sempre, vale. Tanto sempre. Sono passati 2 anni e non ci ricorda più nessuno. Ma infatti sì. Adesso il composto della torta è pronto, eccolo qui. Possiamo aggiungere, diciamo, gli aromi, la frutta candita.
Come prima cosa, appunto, andiamo ad aggiungere i canditi. Posso essere sincera, a me in realtà mi fanno impazzire, però scommetto che nella torta sarà. Allora, anche io non amo i canditi, okay, ma da quando ho assaggiato questa torta. Quindi se non vi piacciono i canditi non vi preoccupate. Sì, sì, no, no, è molto buona, è molto molto aromatizzata, anche perché ci metteremo un sacco di cannella, te lo dico. No, non troppa però, Giulio. Altrimenti escono. Aggiungiamo la scorzetta d'arancia, che dà un sacco di profumo e anche un po' di colore alla torta. Sembra buona. E poi la cannella. Aggiungila tu, dai, se no io esagero. Tutta? No, 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 tutta è tanta. Okay, beh, dai, faccio io. No, non è tutta. Va bene, no, va bene. È rimasta un po'. Rimasta va bene, un po'. Vabbè, sarà una torta alla cannella, possiamo dire. E infine la noce moscata, giusto un pizzichino. Stavolta veramente un pizzichino. No, un pizzichino, perché la noce moscata è molto molto saporita. E andiamo semplicemente a mescolare per bene, per amalgamare il tutto. Che buon profumo. È vero, è veramente buon profumo. Come ultima cosa andiamo a versare il composto della torta all'interno dello stampo rivestito con carta forno, mi raccomando. Il forno, come abbiamo detto, va preriscaldato e la torta va cotta per una quarantina di minuti circa, però in realtà dipende dalle caratteristiche del vostro forno, quindi vi consiglio comunque di controllare la cottura e fare la classica prova dello stuzzicadenti. O dello spaghetto. Sì. O dello spaghetto, comunque, quello che preferite. Aspetta, facciamo, ecco, con leccapentole, così ci aiutiamo per bene. E insomma, dopo aver fatto questa operazione, la torta sarà pronta per essere infornata. Come l'hai chiamato sto coso? Leccapentole. Leccapentole, questo qua si chiama leccapentole. Sì. Bello, bello. Come, lo sapevo. Come lo chiami tu? Coso per coso pulire. Per leccare. No, coso per ecco, come chiamate questo oggetto? Scrivetecelo nei commenti. La torta ora è pronta per essere infornata. Bene, ed ecco qui la nostra torta sfornata. Adesso andiamo a guarnirla. Ecco qui. Ci andremo a mettere dello zucchero a velo setacciato. E poi sopra altri canditi. Tutta quanta canditosa. Sì, tutta sì, deve essere... Bella. Comunque ha un profumo, cioè è proprio super natalizia. Mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarla. E poi i canditi, che deve essere veramente piena di canditi, proprio come quella del fumetto. Sì, era tutta quanta bella canditosa proprio. Sì, poi guarda che bellina. Mm-hmm. Molto bellina. Ecco, spargiamoli un poco e direi che adesso possiamo proprio procedere all'assaggio. Ci sta. Ci chiamiamo sta. Qui la nostra ospite d'onore, assaggiatrice ufficiale, Ginny Ginevra. Vieni qui, Ginny. Vieni, Ginny. Che tra l'altro ha un maglione, cioè, bellissimo, meraviglioso. Bellissimo, a tema, ovviamente. Il pieno mood natalizio. Direi che il suo maglione è... Io procedo col taglio. Certo. Ah, il profumo è delizioso. Mm-hmm. Tra l'altro, nel fumetto di solito viene sempre inquadrata con una fetta mancante, quindi questo è proprio l'aspetto più fedele della torta. Vabbè, servita, eccola qui, vedi, è proprio, eccola. Odore incredibile comunque. Buon appetito. Mamma mia. Il cibo, eh? È buona? È buonissima. Sono contenta. È buonissima. Quando rifarete questa ricetta non dimenticate di mandarci le vostre foto, taggarci nelle storie, commentate il video, fateci sapere se vi è piaciuta e quindi noi vi lasciamo e vi auguriamo un buon Natale. Natale.
ci vediamo alla prossima ricetta. Ora tocca a voi assaggiare, ragazzi. Esatto. Esattamente. Mamma mia, aspetta, voglio farvi la fetta subito. Dai, così live. Bella abbondante, perché questa è anche molto energetica, dicono nella storia. E proviamo. Dopo proviamo. Vai a sciare. Vabbè, a sto punto, scusate. Sì, infatti. Pezzettino, dai, giusto per... Ciao a tutti! Buon Natale! Ciao! E felice anno nuovo! Ciao! Ora che la torta è stata sfornata, procediamo a condirla. Guarnizione, se no pare una insalata. Condiamo un po'. Allora. Ma dove partito? Aspetta. Oh. Io questo lo getto qua perché tanto dopo c'ho freddo. Scendi dal piedistallo. Tra comuni mortali. Infatti, guardami. Ragazza, torta è schiacciata come me. Facciamo l'ostia devosa. Per Natale. Per Natale. Il corpo di nonno Bassotto. Questo se non fosse blasfemo. No, ma ci va comunque le bube. L'avevo detto bestemmie e qua nessuno sta parlando. Il corpo di nonno Bassotto. Che è ancora vivo. Ma chi è? Non lo posso. Come grazie. Non si chiama Grazia. Sì. Non si chiama Grazia. Babboia. Non fa di male. 3, 2, 1, azione.